chiesa. E allora questa chiesa è dedicata alla Santa Maria Maddalena, che era la santa, la donna insomma, che portò al sepolcro di Gesù spezie Romi, solo che poi non lo trovò e vide due angeli che le dissero che Gesù era risorto. E questa chiesa, cioè anticamente c'era una cappella dedicata a Santa Maria Maddalena, che fu fatta edificare dalla prima moglie di Re Ruggero II per riporre le sue spoglie e quella di Principe Giovanni. Solo che questa cappella si trovava contigua alla cattedrale e poiché all'interno della cattedrale dovevano esserci alcuni ampliamenti, momentaneamente doveva essere spostata, quindi decisero di abbatterla e di ricostruirla un centinaio di metri più avanti, che è la chiesa che ricostruirono, è quella che vediamo oggi. Una volta. In questa chiesa troviamo diverse opere, come la statua di Santa Maria Maddalena. Potete ammirare la statua di Santa Maria Maddalena, che è raffigurata che nella mano destra tiene la coppa del cuento e nella mano sinistra tiene il libro sacro. E fu costruita dai scultori di scuola greca nel XVI secolo. Sempre spostandoci sul centro della chiesa, possiamo ammirare due lapidi, di cui vi parlerà Sofia. Queste sono due lapidi, questa è all'entrata. Delle lapidi dei principi Giovanni. Aspetta. Qua sono sepolti i due principi Altavilla. Trovare quattro finestre che si spostano, quattro nella lavata di sinistra e le altre quattro nella lavata di destra. Che invita i fedeli a raccogliersi in preghiera. In questo ceppo di marmo c'è la lettera Omega che simboleggia la morte. E sopra troviamo la preghiera del carabiniere, dedicata alla Virgo Fidelis. Abbiamo finito, spero che sia di vostro gradimento. Se volete lì potete lasciare un commento. Certamente, siete stati tutti meravigliosamente bravi, grazie.